L'impatto dello stabilimento non era proprio, perché come stabilimento non era esattamente il non plus ultra a livello, diciamo, logistico, perché i vari reparti erano, cioè, staccati, non so la costruzione iniziale su che basi, infatti c'erano i vari reparti F, c'erano tre portinerie, perché c'era la portineria dei Tannini, c'era la portineria delle ricerche e del magazzino prodotti finiti e poi c'era la portineria centrale. E come entravi avevi un impatto dove c'era un vascone di acqua dopo una cinquantina di metri, che era acque che venivano un po' da tutte le parti, non so se le filtravano o cosa, e poi venivano ridistribuite nello stabilimento. C'era la centrale alla sinistra entrando, di fronte ti trovavi il B3 che era un casermone enorme, quasi senza finestre perché era una cosa abbastanza chiusa, e poi passata alla centrale, giravi sulla sinistra, c'era il vecchio reparto C, credo, e fra il reparto C c'era il reparto F che era esattamente a ridosso del muro di cinta, diciamo. Rimaneva, lo spazio era abbastanza, c'era stato, non so, una ventina di metri tra un edificio e l'altro. Poi arrivavi in fondo, c'era un serbatoio grosso di ammoniaca e c'era una specie di sottopassaggio, e poi andavi avanti e c'era il reparto D. E sulla destra c'era il reparto A, dove facevano il supporto, il triacetato, e poi andando avanti, andavi fino in fondo, c'erano i reparti di stesa. E comunque era un'area abbastanza, diciamo, disomogenea per essere uno stabilimento, non era pensato con la cognizione dell'industria che c'hai tutto compatto. Infatti, cioè, tanta gente si spostava in bicicletta, soprattutto quelli delle manutenzioni. Muletti, cioè gente che si spostava con i muletti, comunque non avevi niente a portata di mano, cioè, e anche a livello, diciamo, come personale, nonostante quello che ho sentito dire, diciamo che eri abbastanza ristretto nel tuo reparto, non è che le persone le incrociavi nei cambi turno, ma non. Trovavi uno che magari dicevi, ma era 10 anni che era in ferragna e te non l'avevi mai visto, sia per l'accavallamento dei turni o cosa. Quindi da questo punto di vista ho avuto un po' quell'impressione lì di disomogeneità ambientale, ecco, diciamo. E il bello di Ferragna, a mio parere, era il rapporto che c'era anche fra colleghi di lavoro. Indipendentemente da, adesso ne racconto una, ad esempio c'era il reparto F, c'erano due persone che lavoravano assieme a stretto contatto e si odiavano fra di loro, non si sa bene il motivo. E una volta qualcuno è andato sotto a uno dei due e gli ha detto: scusa un po', ma sei contento di lavorare con... E lui si è girato e gli ha detto: gli prego la morte tutti i giorni. Questo tanto per dire. Ma a parte quello c'erano dei personaggi incredibili a Ferragna, c'erano delle persone uniche. A mio parere ha svolto anche la vecchia Ferragna, ha svolto anche come dire, una funzione di ammortizzatore sociale, perché certe persone a mio parere potevano lavorare solo in Ferragna, lavorare per modo di dire, perché c'erano dei posti, dei personaggi che non potevi dire che stavano lavorando, occupavano un posto. Allora, soprannomi ce n'erano un mucchio, ad esempio io questo qui l'ho conosciuto al reparto vecchio, non so, lo chiamavano Scheggio. E lui verso, non so, ottobre, novembre, diceva: vabbè ragazzi, ci vediamo quando spuntano le primavere, le margherite. E si metteva in mutua e stava 2, 3, 4 mesi in mutua. Questo tanto per dirne uno. Poi una l'ho inventata io, ad esempio. Il famosissimo, è durata qualche anno, van pension, cioè non so perché a un certo punto ho detto a qualcuno: ma van pension, allora sto qui l'ha presa, allora chiunque veniva gli si diceva: oh, van pension, è uscita sta van pension, è uscita così e per un po' è durata. Poi c'era, ad esempio, c'era Terribile, che era un signore che era rimasto schiacciato da un contadino di Cairo, era rimasto schiacciato sotto al trattore. E gli era venuta una testa, diceva grossa, lui la raccontava, lui diceva: mi ha raddoppiata la testa. Sono dei personaggi, facevano degli scherzi, questa qui me l'ha raccontata uno, probabilmente è stato, se non l'autore principale, ci ha picchiato vicino. Ai tempi, prima che entrassi io, c'era un signore che lavorava lì al centro soluzioni e aveva un problema di emorroidi. E ogni tanto si era messo un secchio in un angolo con dell'acqua fredda.
e andava in quest'angolo e ogni tanto si tirava giù i pantaloni e si metteva a bagno. E cosa hanno fatto questi burloni? Hanno sostituito l'acqua con l'acetato di etile, che è un solvente della Madonna. E sto signore, poi si sono nascosti, hanno aspettato, sto qui è arrivato, ha tirato giù i pantaloni, si è seduto, dice che ha tirato un urlo, una cosa impressionante, e volete ridere, penso che gli siano passate le emorroidi, l'acetato di etile gliel'ha fulminato, cioè le emorroidi esterne gliel'ha bruciate lì come... Questo tanto per dire. E poi c'è stato il bel periodo, le colazioni che facevamo, non ne parliamo, io il vino che ho bevuto lì al mattino, il 6-2, il turno 6-2 era assolutamente categorico, pizza, focaccia e vino, una cosa incredibile. Sotto le feste, quando ti toccava lavorare, i Natali, gli ultimi dell'anno, le cene, anche in settimana però, le cene che si faceva là dentro, da non credere, le mangiate, da non credere, soprattutto al centro soluzioni, penso anche al reparto F.